ricerca che fanno è sicuramente online. Suggerisco sempre di verificare che la wedding planner abbia un sito internet piuttosto che un blog sul quale sia riportata anche la partita IVA o comunque la forma di società che ha scelto per la propria professione. Questi due aspetti già possono dare agli sposi un'indicazione che si tratta di una professionista piuttosto che di una persona che sta facendo questo mestiere per hobby. Inoltre, altra cosa fondamentale è che la professionista abbia uno studio dove accogliere gli sposi, soprattutto per il primo incontro. Le motivazioni per cui gli sposi si rivolgono a un wedding planner possono essere molteplici. Per esempio, per le coppie che vivono all'estero e scelgono di sposarsi a Roma, la wedding planner diventa fondamentale perché è il loro alter ego, è colei che organizzerà l'intero matrimonio. Ma anche le coppie che vivono a Roma scelgono di rivolgersi a una wedding planner, perché ci sono ad esempio spose che hanno bisogno di una spalla, di un'amica, di una confidente, ma nello stesso tempo perché vogliono una persona che renda magica la loro giornata e che realizzi il proprio sogno. Le wedding planner in Italia e a Roma sono veramente tante. Quello che le distingue è sicuramente lo stile. La scelta può essere di uno stile elegante, raffinato, la cura sicuramente del dettaglio per quanto riguarda tutti i particolari dell'evento. Ci sono altri wedding planner che invece scelgono ad esempio uno stile vintage, shabby e si caratterizzano per questo. Forse il segreto è proprio darsi uno stile e caratterizzarsi per qualcosa in particolare.